Ciao a tutti, io sono Kant e questo è Dress to Punks. Video anomalo quello di oggi e credo anche mi farà ricevere un bel po' di merda addosso, perché sono un punk di merda e su certi argomenti dovrei stare zitto, soprattutto su argomenti spinosi come questo. Infatti andrò a parlare di Lords of Chaos, il film che già prima di uscire aveva già fatto incazzare tutti quanti. Lords of Chaos, film tratto dall'omonimo libro, prova a trattare la controversissima storia dei Mayhem. Una delle storie, a parer mio, più affascinanti in assoluto della storia della musica. Storia che vede protagonisti Euronymous, Death, Burzum e tutto quel che succedeva attorno nella prima scena black metal. Subito fin dall'inizio è specificato che il film sarà basato su realtà e bugie e su quello che è realmente accaduto. Certo non viene detto in che percentuale sarà verità e in che percentuale sarà bugie, e su questo Burzum è stato molto molto severo. Infatti potrete vedere sul suo canale, che linko qui in descrizione, alcuni video nel quale parla del film. Certo lui è assolutamente incazzatissimo, anche perché il suo personaggio ne esce assolutamente male. Ah, se volete vedere il film, io per il momento ho un link. Non lo metto pubblico perché sarebbe grossissima violazione di copyright, ma se me lo chiedi per piacere su Instagram a cantahc666, ti giro il link. Però ti chiedo anche a te per piacere di usarlo con discrezione. La regia, per quanto sia stata molto molto criticata, credo sia stata affidata all'unico regista che possa parlare dell'argomento con cognizione di causa, o meglio Jonas Åkerlund, che già è stato batterista dei Bathory. Questa è un'informazione che può essere abbastanza fuorviante, in quanto è stato batterista dei Bathory per pochissimo tempo. Credo che abbia registrato solo alcuni pezzi durante un EP. Però di sicuro conosce bene il mondo di cui sta parlando. E inoltre ha fatto alcuni capolavori di film come Spoon e Small Apartment, diventati dei veri e propri film culto. Quindi c'è da sottolineare che il regista non è assolutamente l'ultimo babbo di minchia spreso dalla strada. E questo si vede bene, infatti a parer mio il film è assolutamente godibilissimo e cerca di romanzare per quanto possibile una storia assolutamente controversa. I personaggi a parer mio sono credibili. Ero stato io il primo a ridere quando ho saputo che il ruolo di Euronymous era stato affidato a Rory Culkin. E sapete chi è Rory Culkin? Hai presente Mamma ho perso l'aereo? Hai presente Fuller? Sì, era Fuller, quello che si pisciava nel letto. Ma ora, quasi 30 anni suonati, credo che abbia fatto un'ottima interpretazione. Il personaggio di Dead è molto presente a inizio film e credo che in linea di massima il personaggio sia stato centrato. Molto invece criticato è stato l'attore che ha fatto Burzum. Lo stesso Burzum si è dichiarato assolutamente offeso della scelta. Ma Burzum, sappiamo, è contro il progetto fin dal primo minuto. Accusa la produzione di averlo fatto interpretare da un attore grasso ed ebreo, e in questo si è molto molto offeso. Non so se si è offeso più per il fatto che sia grasso o per il fatto che sia ebreo. Sapete, le idee di Burzum sono alquanto estreme. Ma quello di Varg non era un personaggio assolutamente facile da rendere. Nel film in generale ho trovato grandissima cura nei dettagli, anche nelle piccole cose. Che ne so, la maglia che va Dead durante il suicidio, il fatto che Burzum, per registrare Aske, canta dentro le cuffie. Poi nella realtà si sa che non ha cantato nelle cuffie, però la leggenda metropolitana vuole che per rendere quella voce così lontana e avere quell'effetto così marcio abbia cantato dentro le cuffie. E quindi hanno fatto, secondo me, bene a far vedere questa cosa nel film. Altri piccoli dettagli che si vedono, per esempio nel personaggio di Euronymous, non è mai emerso palesemente il fatto che lui fosse fortemente socialista. Ma si vedono per esempio dei poster nel suo negozio che richiamano questa sua ideologia politica. Quindi mi fa piacere come certi dettagli siano messi lì per strizzare l'occhio a chi conosce bene la storia, come per dire, non siamo dei coglioni, la sappiamo bene quello che è successo, però dobbiamo narrare un film che deve essere in qualche modo compreso da tutti, anche chi è completamente neofita in campo di black metal. Non sono qui quindi a parlare della veridicità della storia, che gli stessi protagonisti l'hanno criticata fortemente, ma sono qui per dire semplicemente se è un film che vale la pena di essere visto o meno.
e io non posso far altro che consigliarti di guardarlo. Saranno 2 ore molto intense, condite da immagini veramente molto crude, ma tra una morte e l'altra ci sarà il momento anche per farsi qualche sorriso. Come ho detto inizio video, questa a parer mio è una delle storie più affascinanti in assoluto del mondo della musica, la storia dei Mayhem e soprattutto la storia del chitarrista Euronymous, colui che aveva un suo negozio di dischi, che ha fondato i Mayhem e che ha fondato un genere musicale, il vero black metal norvegese. E tu invece che cosa hai fatto? Poser! Questa frase te la ritroverai dentro il film. Non ti sto dando del poser, forse un po' sì. Comunque ragazzi, non voglio fare assolutamente spoiler. Come ti ho già detto, se ti serve il link chiedimelo su Instagram @hc66 e te lo darò, e soprattutto dopo aver visto il film sguinzagliatevi qua sotto nei commenti che voglio sapere la vostra. Tu metallaro che stai guardando, spero di non averti offeso, e quanto a noi ragazzi ci vediamo alla prossima, dai!